Oggi la ricetta delle brioche salate, buone da farcire sia con i salumi che con le verdure. Iniziamo a sciogliere il lievito insieme all'acqua, il latte e un cucchiaino di zucchero. Versiamo tutto il composto in un contenitore contenente la farina. Poi aggiungiamo l'olio extravergine di oliva, il sale e iniziamo subito ad impastare. Se vi risulta più comodo, potete anche trasferire l'impasto su un piano di lavoro e lo lavorate fino ad ottenere un panetto liscio. Fatto questo panetto, lo mettiamo a lievitare fino al raddoppio. Potete metterlo anche nel forno con la lucina accesa per velocizzare i tempi. Il panetto lievitato lo dividiamo in 5 parti e formiamo le brioche o i panini. Li potete farcire sia con le verdure che con i salumi, ottimi con peperoni e salsicce o salsicce e friarielli. Li disponiamo in una teglia rivestita di carta forno e li mettiamo a lievitare di nuovo fino al raddoppio. Disponeteli uno accanto all'altro un po' distanziati. Prima di infornare le spennelliamo con il latte.